Non lo devi dire. Non mi ripeterò. Allora, scusate perché con i potenti mezzi abbiamo anche un microfono un po' ballerino. Non si sente. Fantastico. Allora, grazie veramente di essere qui. E quindi, dopo aver visto questo filmato, come vi era stato anticipato, parliamo di questo progetto prima, di cui vi ho accennato, che ha come promotore assoluto il Rotary Club Roma Cassia, di cui mi onoro far parte, tutti e quattro quelli che siamo qui sul palco sono del Rotary Cassia, e devo dire, fatemi anche diciamo fare una menzione del fatto che abbiamo in platea due bus governor addirittura. Allora, il Rotary ha queste cariche fondamentali. Il nostro distretto di appartenenza è il 2080, che comprende Roma, Lazio e Sardegna, e ogni anno, come nella tradizione rotariana, c'è naturalmente questa ruota che gira e abbiamo ogni anno un governatore. E il Circolo Romano è orgogliosissimo di avere tra i due soci, tra i più diciamo affezionati, appunto, Daniele Tranquilli e Guido Franceschetti, che sono appunto entrambi governatori. Evviva! Passo governo. Grazie della vostra presenza. Naturalmente poi ci farà piacere evidentemente anche avere un vostro diciamo saluto, intervento, commento, come volete. Allora, mi dà padrone di casa, secondo il format classico. Mi corre l'obbligo di fare qualche breve presentazione. Accanto a me ho Giuseppina Sinara, che forse tra l'altro è una delle più giovani del Rotary Cassia, perché è socia da poco, ma è entrata subito straordinariamente in questo progetto. Io ho un curriculum sterminato che non posso leggere per motivi di tempo, però è bello perché dopo la maturità classica si laurea prima in matematica e poi in psicologia. Questo è interessante. Allora si potrebbe chiedere, diciamo, appunto la psicologia della matematica, perché un matematico diventa psicologo, e poi naturalmente tutta un'altra serie di corsi assolutamente, diciamo, sulla psicologia, sul counseling, eccetera. Docente di comunicazione, metodologia, coaching presso la struttura Officina Emozionale, ideazione, realizzazione e lancio del progetto Narrative Arts. Se poi ci vuoi dire qualcosa ci fa sicuramente piacere, e tantissime cose, comunque una grandissima esperienza su questo campo. Poi accanto a lei Lucia Liscio, che invece ha qualche anno più di Rotary, oggettivamente, e che è, diciamo, l'ideatrice di questo progetto prima, e di cui naturalmente ci dirà qualcosa di più, imprenditrice rotariana d'acciaio, insomma, che ha svolto tantissime diciamo, azioni rotariane, tutte straordinarie. È stata presidente della Rotary Cassa, ha incarichi importanti anche a livello distrettuale. E poi abbiamo Franz Martinelli, due volte presidente del nostro club Roma Cassia, ingegnere, imprenditore, e che è diciamo, un punto di riferimento da sempre un po' in tutte le attività del Cassia, e anche in particolare in questa diciamo appunto progetto prima. Chi vuole parlare per prima di prima? Lucia, che è l'ideatrice del progetto. Vai, raccontaci che cos'è prima. Allora, prima è un acronimo che sta per prevenzione e intervento contro il maltrattamento. E nasce nel 2019, subito l'idea, insomma, di realizzare questo progetto nasce nel 2019, subito dopo che il legislatore si è preso particolarmente cura del problema della violenza sulle donne, emanando il cosiddetto codice rosso, che tra l'altro proprio in questi giorni è stato anche potenziato come efficacia, diciamo, rispetto ai reati che vengono comunque, nonostante la legge, ancora perpetrati ai danni delle donne. Il progetto è abbastanza innovativo, nel senso che di tutta l'attività prevista dal legislatore a proposito di contrasto alla violenza sulle donne,
C'è un capitolo che riguarda la prevenzione della violenza agendo sui comportamenti degli uomini maltrattanti, perché molto si fa purtroppo sulle donne vittime, e quindi, come sapete, vari numeri di supporto, le case famiglia, e questo avviene tutto dopo. La novità del progetto è proprio di aver voluto enfatizzare, diciamo, questo aspetto della prevenzione e lavorare sulle coscienze degli uomini. Il caso di Giulia Cecchettin rende questo progetto estremamente attuale. Lo abbiamo visto in questi giorni, in tutte le testimonianze che ci sono state, si è parlato di cambiamento sociale, di cambiamento di mentalità, di una cultura che è stata definita patriarcale. Non mi piace prendere cliché e quindi adottare frasi che sembrano colpire molto l'immaginario delle persone, e quindi frasi ad effetto. Però diciamo che anche la carrellata di cortometraggi che ci ha fatto vedere Catello ci ha fatto comprendere quanto sia radicata la cultura della prevaricazione dell'uomo sulla donna, e quanto questa cultura in qualche maniera appartiene proprio al nostro vissuto, tant'è che le donne stesse, Mia è una ragazza contemporanea, un film estremamente nuovo, eppure condivide la giustizia del comportamento del fidanzato nei suoi confronti. Quindi, questo che significa? Che è veramente un fatto culturale. Non è nella cura o nella persecuzione, nella pena che si applica all'uomo la soluzione del problema. Il problema è molto più radicato, è dentro le nostre famiglie. Giulia è una ragazza come